Molto bene. Ciao, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, Sara. Allora, arriviamo un pochino più... Allora, abbiamo avuto l'introduzione del Comune di Genova, la facilitazione, la connessione. Diciamo, noi sul nostro territorio abbiamo effettivamente un'amministrazione che c'è, che è molto vicina agli imprenditori, molto vicina a chi vuole investire in città. È una trasformazione che è partita veramente 5 anni fa e che piano piano sta... diciamo così, si sta strutturando da parte amministrativa. Con te mi farebbe piacere fare quello che avrei voluto fare un po' con i nostri missing relatori, e cioè parlare di quello che sta succedendo invece a Roma, al governo. Noi come associazione, al nazionale, tu sei sempre presente, abbiamo delle interlocuzioni evidentemente con i nuovi ministri, abbiamo dato tutta una serie di input, di dati, di studi a favore di una prospettiva e di una pianificazione che ci sembrava giusta e corretta per continuare a lavorare nel nostro territorio, però c'è qualcosa che non è andato bene. Allora ti chiedevo se volevi provare a fare un'introduzione, poi magari dialoghiamo un po'. Sì, certo. Allora, chiaramente qua si parla del fatto che nel Beauty Quater è stato completamente stravolto il Superbonus 110, uno stravolgimento che se fosse stato concordato e pianificato con un, diciamo, un periodo di atterraggio congruo, poteva pure andarci bene, perché noi siamo i primi a dire che forse, come era stato scritto in origine, il 110 non era proprio ideale, anche perché... c'è sempre il concetto che comunque è meglio che il padrone di casa metta qualcosina per sentirsi più coinvolto nella spesa. Però come ANCE da tempo, sin da prima delle elezioni, chiedevamo un tavolo di confronto per poter lavorare insieme a una proposta migliorativa di questa misura che la rendesse strutturale. Strutturale probabilmente non più al 110, forse con dei parametri legati alla tipologia di edificio, quindi ai salti di classe, anche a quanto è vecchio e vetusto. Poi magari possiamo anche parlare un po' di dati nella seconda parte di questa chiacchierata, ma che ci permettesse di avere una pianificazione a lungo termine. Noi chiedevamo un incentivo che venisse cristallizzato e non più toccato, perché negli ultimi due anni di 110 la norma è stata cambiata 18 volte. Quindi, cioè, rende praticamente impossibile la pianificazione questo modo di operare. Quindi noi chiedevamo una cosa, penso, di normale civiltà, ovvero di poter pianificare i nostri budget come aziende e permettere anche ai nostri clienti, ai privati, di pianificare le loro spese e i loro investimenti con un'ottica di 10-15 anni. Tutto questo è un po' saltato quando è uscito il decreto aiuti quater, che praticamente dall'oggi al domani, perché 15 giorni di tempo per presentare la CILA sono niente, ha detto chi c'è, chi non c'è, non c'è. E in più non è intervenuto sul vero problema attuale, che è quello dei crediti. Esatto. Perché, come dice giustamente Federica Brancaccio, oggi noi non potremmo venirvi a chiedere il 150, il 250 o il 50, ma non importa, perché le imprese che hanno miliardi di crediti bloccati sui cassetti fiscali rischiano di fallire per cassa oggi, e quindi a gennaio 2023 non ci arrivano neanche. Quindi diciamo che è stato un po' un fulmine a ciel sereno, perché noi ci aspettavamo un'interlocuzione un pochino più strutturata, la stiamo chiedendo. È chiaro che adesso il decreto aiuti quater deve fare tutto il suo percorso in 60 Parlamento. Giorni di conversione. Esatto, e quindi lì ci sarà modo sicuramente di intervenire. L'ANCE poi, tra l'altro, aveva il giorno stesso che abbiamo avuto la notizia di questo cambio repentino delle regole, firmato il protocollo. Esatto, ho fatto una proposta con ABI, che riteniamo, è un peccato che non ci sia la rappresentante di ABI, ma lo diciamo noi, una proposta molto sensata di permettere alle banche di compensare i crediti acquistati del 110, i crediti anche solo quelli già in cassa, non ci basta quello, non serve necessariamente farlo anche per quelli futuri, con gli F24, quindi con i debiti fiscali degli F24 dei correntisti, che oggi, come sapete, devono trasferire invece direttamente, esatto, allo Stato. A noi sembra una soluzione buona, un modo per, diciamo, per risolvere l'impasse, anche perché mi permetto un commento personale: sentirci dire che non è moneta fiscale e che la cessione del credito è una possibilità, non un diritto, stravolge completamente l'impostazione di questa misura. Il concetto stesso, quindi, di bonus fiscale, certo. Quindi l'ANCE continua a spingere in questa direzione. Stamattina leggevo in rassegna stampa che ci sono aperture verso qualcosa. Adesso leggevo che si pensava di permettere alle banche di usare l'anno prossimo i crediti che non riescono a usare quest'anno. Mi sembra
un piccolo passo in avanti, ma sicuramente non completo. E posso semplicemente dire che l'ANCE sta continuando a tamburo battente a portare avanti la nostra posizione, che è quella di risolvere il problema dei crediti incagliati subito e accompagnare chi ha le procedure in corso, perché voi siete tutti esperti del settore, lo sapete che la CILAS è l'ultimo step, e in particolar modo chi ha edifici vincolati dove deve avere l'ok della sovrintendenza non ha modo di arrivarci, ma anche semplicemente chi magari ha acquisito la delibera, sta facendo il progetto e ci mette tempo, e 15 giorni non bastano, quindi chiediamo un congruo accompagnamento per chi ha già iniziato a spendere, altrimenti ci saranno contenziosi enormi sicuramente, e poi chiediamo un tavolo per pensare al lungo termine. Questa è un po' la posizione attuale. Che sembrano delle domande lecite, soprattutto io chiederei anche, oltre al tema banche, crediti, mm-hmm. eccetera, un'interlocuzione con qualcuno che sappia di ciò che scrive, nel senso con il comune, ma con il dottor Berio, ultimamente è capitato, mi sono arrivate più domande dall'ordine, ma anche da imprenditori normali, che per un permesso a costruire già presentato, che prevede super bonus, si debba aprire anche una CILAS. Il fatto è vietato dal REC, dal PUC, non posso avere due pratiche edilizie nelle sue caricate sullo stesso immobile, però bisogna barare, cioè, bisogna dire che non è vero e aprire anche una CILAS, che è una pratica per manutenzione straordinaria, solo per poter accedere ai bonus. Tutto ciò ha generato ovviamente, a parte un disagio enorme negli uffici del comune, che per quanto si sia strutturato, si parli da un piano all'altro, e questo, insomma, tutto quello che ci ha raccontato l'architetto Colombo è ottimo ed è una svolta epocale, però evidentemente poi i funzionari sono quelli che sono e le risposte purtroppo loro non sanno darle, perché anche loro non possono fare altro che fare quello che facciamo noi, cioè interpretare una norma scritta male, perché poi quando le norme escono, diciamo così, 18-20 norme in due anni su un tema, e difficilmente non si perdono dei pezzi o si riesce ad andare sempre perfettamente in coerenza. Quindi sarebbe bastato prendersi un pochino più di tempo. Questo governo invece ha avuto molta molta fretta di definire i suoi... Ma non ne faccio un fatto politico, lo fanno tutti i governi, destra, sinistra, centro, cioè non è una questione di colore o di impostazione, è proprio una questione di impostazione. Il cambiamento non sempre ci aiuta. Che dire? Sì, no, poi... Cosa facciamo a gennaio, quando il decreto aiuti ci dirà o meno se per esempio rinnovano l'aggiornamento dei prezzi, perché anche questo è un tema. Allora, sugli sì. approvvigionamenti, Mario Mascia parlava dei trasporti, no? Delle merci che vanno, che vengono, le tracciamo. Noi merci nell'edilizia non ne arrivano, serramenti non arrivano, alluminio e ferro neanche, per cui siamo in attesa di forniture contrattualizzate a marzo e non definite nella parte economica, perché tutti i fornitori ci aggiornano le offerte ogni 15 giorni. Ma sì, ormai non esistono più le offerte blindate, perché no. Ti dicono oggi questo prezzo vale anche una settimana, abbiamo visto anche questo. Ma allora, per commentare quello che dici tu, che condivido pienamente, innanzitutto sarebbe bene avere dei tavoli di lavoro con gli esperti del settore, ovvero con noi, non solo noi ANCE, ma con noi, con i sindacati se è il caso, per parlare della normativa che poi va a inficiare su come noi lavoriamo, sia per il super bonus ma anche adesso per il codice degli appalti, che è stato scritto a porte chiuse, ci sono copie di questo testo che girano ma in teoria non ce l'ha nessuno, non conosciamo gli allegati, e quindi noi vediamo di volta in volta sempre la stessa storia, vengono scritte le norme a porte chiuse e poi noi vediamo che non funzionano. Sulla nostra pelle, quindi sarebbe meglio magari prendersi un pochino più di tempo, come dicevi tu, fare dei tavoli di confronto dove noi non è che vogliamo fare chissà che cosa di strano, vogliamo spiegare come nella realtà queste idee si potrebbero calare e quindi far sì che siano applicabili. Per il decreto aiuti hai assolutamente ragione, quindi per il primo decreto aiuti, quello che compensa il caro materiali per il 2022, ad oggi non c'è notizia di una proroga, esatto. Nonostante ci fosse stata, non dico promessa, ma quasi garantita, perché non è possibile continuare con i lavori pubblici altrimenti, ma ad oggi non c'è un testo definitivo. Possiamo dire che chi fa infrastrutture come voi
ferme cantieri. È molto preoccupato. Io credo che a gennaio ci potrebbe esserci la tempesta perfetta di chi si ferma perché non può più fare il 110, chi si ferma perché non può più fare opere pubbliche. Ricordiamo, l'hai detto giustamente e tu prima, che il nostro comparto è un comparto strategico. Nel 2021 il PIL è cresciuto del 6,7% e un terzo di questa crescita era attribuibile direttamente al super bonus, senza neanche considerare tutto gli aggregati, esatto. Il Censis ha fatto uscire alcuni dati adesso sul maggior gettito fiscale per lo Stato, che sono 53 miliardi di extra gettito. Il super bonus da solo ha contribuito a una crescita del PIL di 73 miliardi. Quindi vuol dire che non è un costo, ma è stato un grande affare per lo Stato. Sicuramente ci sono anche dei costi, ma il netto è stato un guadagno. Quindi bisogna stare anche molto attenti con i numeri, perché poi i numeri non mentono. E credo che qui sia stato fatto un errore molto strategico sul, diciamo, dover dare un taglio repentino e immediato a una misura senza pensare alle conseguenze, che saranno molto gravi, a meno che non ci sia un accompagnamento verso una modifica che noi comunque condividevamo sin dall'inizio come principio, ma non nel metodo. Per fortuna, Roma, siamo in buone mani. E grazie mille per il tuo contributo e di essere venuta Sara oggi a raccontarci quello che accade. Grazie mille, grazie a tutti voi. Brava. Grazie.